Ciao a tutti, bentornati a una puntata unboxing di TDG 91. In questo momento fa caldo, ma sono soddisfatto perché oggi ho fatto un bel acquisto molto particolare. Ho acquistato un'action figure a GameStop per giunta di Sailor Mars in un'edizione molto particolare, essendo probabilmente un'esclusiva loro, non sono sicuro, ma io ho l'edizione Wedding, per cui vabbè, io ho dietro un sacco di edizioni Sailor Mars, che è la mia waifu nel mondo Sailor. In questo caso cosa abbiamo? La serie Stella Color Collection, in cui abbiamo Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars. Poi probabilmente verranno aggiunti anche gli altri membri. Io ovviamente ho preso la mia Sailor Mars. Me la mostro. Ecco qua. Qui ci sono i dettagli che adesso. Clear and Shining Dress. Abiti puliti e scintillanti. È un disegno molto victoriano. Questa cosa a me piace molto. Chiedo scusa già in diretta e anche nel canale YouTube quando verrà caricato, che lo trovate ancora speculato e devo trovare un modo quando mi si sistemerà il computer, per cui abbiate pazienza. Chiedo scusa. Poi cosa abbiamo? Un cartoncino, ma la cosa è da dire. È totalmente in giapponese. Questo momento è anche un question, un botta risposta anche, perché in questo momento sto facendo anche una diretta live. Ti sposerai con lei? No, magari. Io ho già una persona in mente in cui sposarmi, che sto con lei da 9 anni, per cui in cui voi tutti come conoscete con il nome di Walfred, per cui è con lei continuo di sposarmi. Non c'è, per quanto riguarda curate tante male di mio, ma curate. Non c'è altro che aprire. Vediamo com'è dentro. Eccolo qua. Ho trovato un metallo. Dai. E dai, dammi questo coltellino. Ok. Ok. Ok, ce l'ho fatta. L'ho aperto con cura, meno male. Vediamo cosa c'è dentro. Questa è la mia Sailor Mars, la versione gala. Perché poi più avanti prenderò la versione wedding, cioè quella di matrimonio. Questa versione qui appare in una puntata di Sailor Moon quando Bunny viene invitato a serata di gala e incontra anche Sailor Mercury e Sailor Mars in questa divisa. Qui è un'edizione molto particolare, anche perché ricordiamoci che in quest'anno sono 25 anni di Sailor Moon. Mamma mia, come mi sento vecchio! Apriamo. Presentazione tecnica, marchio, i dati qua, tutto. Ti presento in modo abbastanza scialba. Qui è niente. E qui invece abbiamo le confessioni. Allora, non so perché ti ha fissato di dividere a metà i corpi, poveracci. Ma vabbè. Senti, la copriamo in modo decente, speriamo. Ok. Vediamo un po' ce riesco. Ecco, qui abbiamo la testolina di Rea, poveraccia. E qua invece vediamo un po' le cauce prima, perché l'ho fatto il taglio appunto prima. Scine, ecco, in effetti, perché è molto trasparente, ora che mi fate notare. Vedete? Non so se si vede molto. In effetti è trasparentissima. Io vado a vedere qua. Grazie miei.
Molto bella questa cosa. Sembra una cosa tipo rubino. Vabbè che c'è l'ormarcia e... è rossa. Ed ecco a voi, c'è l'ormars montata, c'è ciò che è bellessa, è veramente carinissima, cioè è bellissima, ricordando che questa qui è la tua scatola come viene presentata, praticamente è una scala 1 a 1, questa è la cosa che mi è piaciuta, che a me non hanno presentato la parte 1 a 1. Vedete qui la parte è trasparente in basso, per cui la gonna inferiore è molto trasparente da qui. Come potete abbastanza vedere. Cadera, sono molto contentissimo di avere questa nuova versione di Sailor Mars in casa mia, perché in effetti io ho sempre avuto le versioni combattive, non ho mai avuto, anzi meglio ancora la Sailor Mars, ma in realtà il suo vero nome è Rei. La faccio vedere una bella coluccia. Spero che riesca a fare una bella cosa. Aspettate. Ah, quanto costa? 18 euro, qualcosa su di lì. Ecco qua. Abbiamo la nostra ultimo acquisto. Spero che l'abbiamo. Il mio primo acquisto che feci da piccolo. La versione degli anni del 1995 questa. Ed è 95. Vedete qua. Vedete che fa lo sto in piedi, no? Manca no. Magari dopo. Poi abbiamo la bellissima Sailor Mars versione assoluta, cioè la versione assoluta che era dei Sailor Moon Crystal. Poi oddio, adesso devo sistemare meglio, scusate, faccio prima fare una cosa. Ve lo mostro a manina, praticamente faccio prima. Eccolo qua, forse riesco a farlo così. Ok, come dicevo prima, oh, abbiamo Sailor Gala. Poi, è la mia prima acquisto che feci da piccolo. Scusate, non ho più il piedistallo purtroppo. Poi, questo qua è del 95. Sì, poi. Sailor Moon Crystal, Sailor Mars. Poi abbiamo Sailor Moon Premium, Sailor Mars Premium. Che purtroppo si divide sempre, con cui ho iniziato un giorno metterò la colla apposta per tenerla rigida. Questo qui è fatto apposta per metterlo sopra un bicchiere, farvi capire. E poi abbiamo Sailor Moon Crystal, sempre di Rea, nella versione invece Kawaii. Queste sono le mie 5 Sailor Mars che ho ufficialmente a disposizione e devo dire che sono molto contento. Eccolo qua, come potete ben vedere. Sono veramente fighe. Per cui ragazzi, nel frattempo colgo l'occasione per salutarvi perché... Ti metto una colla, va, per fare un bagno, ti troverò un modo. E niente. Scusate, che camera di merda. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito in questa unboxing, e nel tutto tempo... Non è mancato qualcuno? Con tutto quello che ho. Di quelle a casa mia che poi ho delle edizioni che condivido con un mio amico che ce l'ha lui purtroppo che invece sono altre trentine.
sto controllando meglio perché no, non ne ho, mi spiace, Wolfred, ma al mio tempo le edizioni più belle sono i due Crystal del 95 e quello con le ragazzi, è stato bello condividere con voi questa passione del mio Sailor Max, che ripeto è uno dei miei personaggi preferiti di Sailor Moon. Ci sono cresciuto, ne sono fiero di sempre di trovare sempre una nuova versione e probabilmente quando, come avrò annunciato in un episodio precedentemente, quando andrò per conto mio in un altro posto, andrò a letteralmente avere una camera piena di Sailor Max. Ve lo giuro. E niente, ricordiamo che lo soggetto di oggi era Sailor Max versione Gala. Vediamo se riesco a mettere a fuoco in automatico. No. E questo era tutto quello che avevo. Tutta la bellezza. E qui ragazzi, grazie a tutti voi che mi avete seguito. Sono felicissimo di aver condiviso, ripeto, condiviso questa cosa. Come sotto c'è tutto in descrizione, in questo caso YouTube, trovate tutti i link e social in cui ne faccio parte. E vi auguro una buona giornata e alla prossima puntata. Lasciate un bel like, ciao a tutti! Ancora una volta non chiudo col cinema, ciao!